Buongiorno e benvenuti. Oggi parleremo di un altro aspetto del grande mondo degli insetti e in particolare ci chiederemo: ma come fanno gli insetti a vedere? Gli insetti nello stadio adulto, ma anche negli stadi prima dell'adulto, quindi negli stadi giovanili, possiedono degli occhi particolari e questi occhi possono essere differenti a seconda dell'habitat che occupa l'insetto. Quindi se un insetto è volatore ha bisogno degli occhi sviluppati, se un insetto per esempio vive nelle caverne ovviamente non ha bisogno di occhi perché vive al buio e quindi questi occhi sono o molto ridotti o addirittura assenti. Ma come sono gli occhi degli insetti? Gli occhi degli insetti sono di due tipi. Abbiamo gli occhi composti e gli ocelli. Gli occhi composti sono portati dall'insetto sul capo e in genere sono disposti uno a destra e uno a sinistra, hanno una forma convessa e possono essere rotondi oppure possono essere allungati, possono essere a forma di rene e così via, a seconda ovviamente della specie. Ma come sono fatti gli occhi composti? Perché si chiamano composti? Si chiamano composti perché sono costituiti da delle unità funzionali che si chiamano ommatidi. Questi ommatidi sono disposti uno vicino all'altro e quindi vanno a costituire quello che poi appunto è l'occhio composto. Questi ommatidi sono le unità funzionali dell'occhio, quindi sono quelli che effettivamente permettono all'insetto di vedere e sono costituiti da una lente corneale di forma esagonale, al di sotto della quale c'è un cristallino e al di sotto di questo cristallino ci sono degli elementi, delle cellule che recepiscono la luce e che vanno a costituire quella che viene chiamata retinula. Gli ocelli invece sono degli occhi semplici, sono in genere presenti in numero di tre, disposti a forma di triangolo e sono in genere collocati sulla parte frontale del capo oppure sulla parte frontale alta. Sono presenti negli adulti ma possono essere presenti anche nelle forme giovanili. Gli ocelli sono occhi semplici, quindi sono costituiti da una lente corneale ispessita e trasparente al di sotto della quale ci sono le cellule che vanno a costituire la retinola e quindi sono compiuti in questo modo. Quanti ommatidi sono presenti negli occhi degli insetti? Dipende dal tipo di comportamento e quindi dalla specie dell'insetto. Per esempio una libellula, che è un predatore da adulto, anche nelle forme giovanili, ma da adulto è un eccellente volatore e un predatore, quindi ha bisogno di occhi molto grandi, di occhi che percepiscono il movimento e che lo percepiscono bene, e quindi ha bisogno di tantissimi ommatidi. Infatti gli occhi delle libellule sono costituiti da fino a 30.000 ommatidi. Mentre invece gli occhi, per esempio, della lucciola, nelle sere d'estate quando si vedono le lucciole, quelle che volano sono i maschi e quelle invece che rimangono a terra sono le femmine. Le femmine appunto rimangono sul suolo, quindi non sono particolarmente mobili, non hanno bisogno di occhi particolarmente sviluppati e infatti il numero di ommatidi che compongono gli occhi composti delle lucciole arriva a circa 300. La mosca domestica, che tutti conosciamo, è un'ottima volatrice, ha degli occhi molto grandi, degli occhi composti molto grandi, che in pratica occupano quasi totalmente la superficie del capo e sono talmente grandi questi occhi che le permettono una visione quasi a 360 gradi. Mentre invece la zanzara, anche lei ha bisogno di occhi che vedono in modo particolare, ma la zanzara ha bisogno di occhi che vedono per esempio i raggi infrarossi, perché ha bisogno di capire quali sono i corpi caldi dai quali andare a succhiare il sangue. Anche le api percepiscono i raggi infrarossi, ma li percepiscono con uno scopo differente. Percepiscono i raggi infrarossi per andare a capire qual è il centro del fiore e quindi andare ad atterrare nel punto giusto dove trovare appunto il polline e il nettare. Quando vediamo un insetto appoggiato su una superficie, quindi in attività, non in attività, ma diciamo in una posizione di riposo, e lo vediamo che si passa le zampine anteriori sul capo, adotta questo comportamento perché deve tenere gli occhi composti e gli ocelli sempre perfettamente puliti, quindi deve asportare il pulviscolo oppure nel caso delle api il polline che si è depositato quando questa ha visitato il fiore.